Per il progetto Banca della Memoria Ebraica a cura del Centro di Cultura della Comunità Ebraica di Roma, testimonianza di Giancarlo Di Castro. Buonasera, Giancarlo, ti vuoi presentare? Eh, sono Giancarlo Di Castro, sono nato nel 1941 eh, da una famiglia strettamente legata alla vita comunitaria. tant'è vero che mio padre è stato rabbino volontario per tantissimi anni. E era insegnante nella scuola eh, durante gli anni del fascismo, durante la liberazione. Come è composta la tua famiglia? Attualmente sono dai due genitori? dai eh, miei genitori e mia sorella, eravamo in quattro. Hai e figli? sposato? S sì, eh, ho tre figli e cinque nipoti. Eh, Giancarlo, dove ti trovavi alla liberazione di Roma il 4 giugno del 44? Noi stavamo, mi sembra di aver localizzato il convento dove mi racconta io, ho cioè dei vaghi ricordi di questo convento, una scalinata o qualche cosa, avevo due, tre anni, cioè avevo. E forse era quel convento che sta alla fine di Via Vitelli all'incrocio con l'Olimpica e eravamo nascosti lì, in quel convento, durante l'occupazione, durante la guerra. E dove abitavate prima del 16 ottobre? Abitavamo in via della Seggiola eh, in una camera eh, a casa delle cugine di mio padre, le, eh, zia Teresa e Iole Marino, la quale Iole Marino sposò in secondo nozze il professor Prato. Quindi si può dire che quando ero bambino, eh, ho vissuto spesso a casa del professor Prato, del rabbino capo. Poi, quando eh, è venuto Toaf con i figli. Ariel, eh, il figlio del professor Toaf stava in classe mia e Miriam, l'altra figlia, era in classe di mia sorella Miriam, eh, quindi ho frequentato sempre le case dei rabbini, non solo, ma il, il, il capo rabbino attuale eh, Riccardo Disegni era il mio medico pediatra, quindi e abitava a Piazza Benedetto Cairoli, quindi vicino al ghetto della zona di Via Renata. Questo è un punto importante: durante dalle leggi razziali all'ottobre del 1943, i tuoi genitori dicevi che papà tuo insegnava, era rabbino e mamma tua che, cosa, che ruolo aveva? Mia madre era, si occupava della contabilità della comunità ebraica di Roma e in quella funzione, in quel tipo di, di lavoro fu presente alla conta del al peso dell'oro, del riscatto che chiedevano i tedeschi, per non, 50 kg d'oro per non deportare gli ebrei, che poi invece deportarono comunque, quindi è stata, eh, ha collaborato a, alla pesa di quest'oro, dove mi diceva che sono venuti anche dei cattolici, eh, sono arrivati anche gente che non era ebrea a portare quest'oro. Quindi eh, tua madre era presente? Sì. Sì, eh... sì, perché era della comunità. Era, fine era un contab una contabile della, della comunità e papà eh, era uno dei maestri della scuola eh, ebraica. e questa, Questo lavoro praticamente inizialmente servì proprio per aiutare la famiglia di mio padre, che era composta di 10 figli e mio nonno era un venditore ambulante, insomma, non, non di grandi possibilità. Erano 10 figli. E mi raccontava spesso papà che eh, il pane della sera se lo nascondevano per mangiarlo la mattina dopo nel caffè e latte, perché insomma c'erano problemi proprio di, di, di mangiare, di trovare da mangiare. Nel abitavano nel guerra. quartiere ebraico o sempre in via della No, Sella. abitavano a via Marmorata, all'inizio di via Marmorata. Abitavano. Ritornando a tua madre, quel ricatto dell'oro, che ricordiamo, per chi non lo sapesse, i tedeschi chiesero 50 kg d'oro da consegnare... In un, e mezzo, in un giorno e mezzo, altrimenti avrebbero deportato molto velocemente 200. Tutti quanti portarono gli anelli, tutti quanti portarono le catenine, anche cose leggerissime, e riuscirono a raccogliere questi 50 kg d'oro, che non servì a niente perché poi... No, perché poi il 16 ottobre ci fu la deportazione. Quindi la, la, la liberazione l'hai aspettata in convento. Hai sì, qualche ricordo diciamo, di quello? No, ero troppo piccolo per, per ricordare la, la liberazione. Mi ricordo... Mi ricordo vagamente diciamo, eh, un po' di eh, euforia in determinati giorni, ma la ragione, cioè, proprio se, se era la liberazione o meno, ero piccolino. Non, non mi ricordo una cosa importantissima. A Ponte Garibaldi vedevo delle, era il bombardamento di San Lorenzo. Ho visto delle grandi fiammate, ero stato in braccio a mia madre. E dopo qualche anno mamma mi ricordava, dice, dicevo che bombardavano a me, <ride> ero piccolissimo, e quindi ma... da Ponte Garibaldi si vedevano si le, fiammate le fiammate dei fiammate. bombardamenti di San Lorenzo. Eh, mi dicevi prima prima dell'intervista delle, dell che hai vissuto molto nel quartiere ebraico. Sì, eh, dunque praticamente abbia, abbiamo i dati, prima a Via dell'Asseggio, la vicina a Via Regola, poi... Eh, mh, Diciamo negli anni, dopo qualche anno, negli anni '50, siamo andati a abitare a via Sant'Angelo in Pescheria, quindi proprio nel cuore del quartiere ebraico, a Portico, subito dopo Portico d'Ottavia. Mi ricordo che nel dopoguerra spesso succedeva che c'erano incursioni di neofascisti o cose di questo genere. Di razzi e venivano quelli di, invece di Campo di Fiori che erano di orientamento più di sinistra comunista, facevamo come dire, una certa alleanza per difenderci da questi attacchi. Ma io avevo quei tempi, 3, 14 anni, quindi parliamo del 55-60 e mi ricordo che delle sere eh, abbiamo dormito in macchina perché si attendevano questi attacchi, diciamo, neofascisti per quanto insomma. Mh, quindi nonostante, nonostante la, la, che la caduta la... del fascismo ancora c'era qualcuno vita... che... E la vita nel quartiere ebraico, nel vecchio ghetto sarebbe il por... De... la zona del portico d'Ottavia. Il portico d'Ottavia era quello che poteva essere la vita di un piccolo paese, cioè le stesse abitudini dei piccoli paesi, la piazza centrale di un paese era il portico d'Ottavia. Questo perché? Perché tutte le, le sere... Eh, i, vari i vari ambulanti, i vari negozianti venivano lì perché c'erano dei negozi d'ingrosso e le famiglie si riunivano al porto d'Ottavia, pure se abitavano, molti abitavano via Tuscolana, Monteverde, eccetera, però era una tradizione, la sera, verso, finito di lavorare, verso le sette, le sette e mezza, eccetera, venivano eh, lì. Eh. Tanto vero che addirittura quando era l'estate c'era la famiglia Sedde Piazza, cosiddetta Verdura, perché vendevano un negozietto di verdura, che la sera apparecchiavano tutto un tavolo lungo, questa famiglia molto numerosa, e cenavano tutti per strada. Ecco, questa è una cosa che, è una cosa che hanno accennato uh, alcuni, ma non... Che significa cenavano? Cioè, cenavano, una Ognuno famiglia portava, o più famiglie? Tu, no, no, tutta, ma poi chi passava, si, si, cioè, se erano contigui come parentela, alla fine... C'era tutta una, come dire, una solidarietà perché era il dopoguerra, c'era ancora una mo molta solidarietà e queste famiglie si riunivano la sera eh, d'estate specialmente e c'erano questi, si chiamano i fagotti perché c'erano questi teli di cucina col fiocco, io mi ricordo benissimo, questi fiocchi si aprivano queste e si mangiava lì per strada. La gente scendeva da, in strada e venivano apriva i Roma, Siccome lì c'era un centro di ritrovo eh, sia commerciale sia del fatto che le famiglie che venivano da varie tempi, poi le donne facevano la spesa e gli uomini magari giravano per gli ingrossi per fare i rifornimenti per i banchi. E era una grande. e io facevo negli anni '70 che facevo già il rappresentante quando veniva qualche fabbricante da Casale Monferrato, Bustarsizio, Varese, az... Az... aziende che io rappresentavo, mi domandavano: ma che festa è? Perché tutte le sere sembrava una festa, perché il quartiere era molto vivo, molto si sentiva chiamare le persone da una parte all'altra, era. Veramente, come dire, il fatto che c'era stata la liberazione, il fatto che eravamo tornati liberi, c'era. E poi il commercio a quei tempi era molto florido, gli ebrei erano usciti, da, diciamo, da questo periodo così brutto. E, e le sere, tutte le sere c'era questa atmosfera come di una festa, e chi veniva da fuori dalle città, diceva che festa è? Anche perché vedere festa... <ride> decine di persone che si cenavano, si schieravano, si chiamavano, le famiglie. E la geografia del quartiere, c'erano luoghi caratteristici di botteghe, negozi, giostri? Sì, ecco, per esempio tutti ricordano che a una trattoria c'era un, chi faceva dei pezzetti di le patate e broccoli fritti e si mettevano in mezzo alla pizza bianca e quella era un, un mangiare buonissimo, anche teniamo conto dei, dei tempi in cui c'era la fame, mangiare delle, questi pezzetti fritti, c'era uno che friggeva e questo sulla strada? Sì, sulla strada e se, se mangiavano queste cose qui oppure eh. che posso dire, mi ricordo che c'era per esempio alla sera di Pesach che quando si finiva Pesach, tanto, la, Pasqua, la, la Pasqua, la Pasqua, Pasqua ebraica, ebraica, quando finiva la Pasqua, che i bambini mettevano il pane sopra dei bastoni e dicevano è tornato il pane, è tornato il pane c'era lì a Portico d'Ottavia... Perché il pane? Perché nella Pasqua ebrea non si mangiava il, il pane? Non si mangiava il pane e quindi i bambini dicevano possiamo rimangiare il pane perché era prima ah, della quindi, Pasqua. Eh, Con i bastoni, annunciavano pezzo, il ritorno del pane. Ecco. Mettevano un pezzo di pane sul... Su, bast... sulla, 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 e annunciavano al e quartiere. Annunciavano il ritorno del pane, ecco me accennavi a partire di football. Dire. Ah beh, quelle erano all'ultimo sangue, erano delle... Cioè, noi avevamo la palla che non era un pallone, era la carta eh, di giornali con lo spago, lo scotch, tutto messo eh, insieme tipo di palla. Se andava al teatro. Non c'erano eh? le palle di no, no, Roma. <ride> non non c'erano i soldi. <ride> la palla. Non c'era la possibilità. E, no, beh, questo dopo guerra, poi, poi sono venute le palle, le pallone, il pallone vero. E si andava al teatro Marcello dove ci sono tutti i sassi romani, una strada romana vecchia. Brecciolino, e ogni volta che si cadeva, avevamo tutti quanti pantaloncini corti. Perché a quei tempi i ragazzi, fino a quelli di 16 anni, portavano i pantaloni corti. Non so perché, però, eh, avevamo tutti i segni sulle ginocchia. Cioè non c'era uno di noi che non c'aveva dei segni perché, perché quello era un campo di gioco. No, I ruderi no, del no, campo di gioco era solo un posto dove non passavano le macchine. E quindi noi potevamo giocare liberamente al Teatro Marcello, ci mettevamo lì e facevamo queste partite di pallone eh, lì. Poi io mi ricordo che nel dopoguerra invece, le partite bellissime, nell'attuale piazza delle Cinque Scuole, dove c'è la fontana, che non c'era nessuna macchina, quando i negozi chiudevano, venivano dintorno da tutto il quartiere. I migliori che giocavano a calcio e facevano delle partite di pallone bellissime. Tant'è vero che poi c'è stato eh, qualcuno che è andato anche a giocare in nazionale nella Lazio di Veroli, Ciccio di Veroli, che andò a giocare nella Lazio. E poi mi ricordo c'era eh, Caffellatte, il fratello di Vittorio della Rocca, il rabbino, eh, che giocava sempre con le mani tirate su, c'era un dribbling stre... Cioè, ognuno aveva una particolarità. C'era uno che aveva gli occhiali grossi, uno, ognuno aveva un modo di giocare. Ma, scusa, giocavano su quella piazza e non c'erano macchine. macchina. Non c'era nessuna macchina. Adesso, quello che adesso è un grande parcheggio era libero da una parte all'altra, all non c'era niente. Si faceva praticamente il pubblico, creava il limite del campo. C'era anche il tutto pubblico. Pieno. Come no? Erano partite bellissime. Eh, questa è nella pausa di pranzo di, di, questo parliamo degli anni 60 così nella pausa direi. di pranzo allora de, de, di pranzo c'erano queste partite di pallone che erano bellissime e ognuno dei giocatori aveva un soprannome addirittura nomi un po' anche diciamo pesanti a secondo dei loro pregi o difetti fisici ce n'è qualcuno magari non di quelli pesanti eh, mi ricordo 68 ah. poi c'era caffè e latte poi c'era eh, ma ce, ce n'erano tanti tanti ognuno di loro c'aveva secondo il modo loro di comportarsi era una cosa molto caratteristica di quei tempi oh, ritorni, adesso facciamo un passo, passo indietro, indietro perché hai parlato di un personaggio eh, mitico Rav Prato sì. allora, lui è ritornato a Roma a fine del 1945 eh, da Alessandria da Alessandria, era, Alessandria no, sì. era prima caro rabbino Alessandria, poi nel 1938 dovette andare in Palestina al futuro Stato di Israele e venne direttamente da Tel Aviv da, sì, da, da sì, Gerusalemme e divenne subito, Tu l'hai conosciuto perché avevi un intreccio parente la oh, racconti, questa, questa cugina stata? dove abitavamo noi, cugina mio padre, eh, Iole le Prato, io Marino, che appunto sposò il professor Prato, e quindi eh, eh, Diciamo che capitava spesso, che siccome era molto affezionata a me e a mia sorella, eh, il sabato specialmente sapeva che insomma il mangiare in quei tempi non era in granché a casa, però c'era tutta la cerimonia della consacrazione del sabato con le preghiere eccetera. E io e mia sorella spesso andavamo a mangiare, a, stavamo a casa del professor Prato. Che forse abitava dove abitano eh, capirabbi... i capabini? Proprio di fronte al Tempio davvero. Poi è venuto, quando è andato via Prato... E che immagine, che ricordo hai? Beh, era una figura molto ieratica, molto, come dire, molto... Eh, metteva suggestione, una persona molto... Eh, non è che avessi io grandissimi contatti con lui, perché io ero più eh, il nipote, <ride> però mi ricordo che insomma era una persona molto seriosa, um, eh, era molto, diciamo... Eh, spiegava le cose con molta sapienza, eccetera. Invece, contrariamente a Toaf, che è stato sempre molto più eh, come dire, comunicativo, più toscano, più eh, eccetera. E... Ma anche, lui, anche Prato è di Rivorno. Ci cioè, hanno sì. dato due, no, due campi rabbini di Rivorno. Sì, sì, lui, eh. lui è nato a Rivorno, però insomma, diciamo erano due, forse perché ero anche più grande. Perché quando è venuto, eh, avevo già nove anni. Quando è venuto il, il Toaf, sì. E, quindi, dieci anni, quindi Aveva sposato questa tua zia in seconda nozze. Sì, io le marino in seconda nozze, credo. E quindi io e mia sorella spesso andavamo a casa sua.